E invece sto Clubhouse? È interessante, devo dire, una piattaforma dove manchi solo tu, perché praticamente ci siamo tutti. Ed è interessante perché si creano delle stanze tematiche veramente forti, con persone competenti, da cui puoi imparare tantissime cose. Ci sono tanti professionisti ed è bello perché non solo conosci gente nuova, quindi professionisti nuovi, ma poi ampli anche le tue conoscenze, perché è come se fossero dei mini convegni a volte, dove ciascuno può intervenire. E quindi secondo me ha un ottimo potenziale, sai, anche rispetto agli altri social, perché c'è la voce. E tra l'altro è molto più facile, perché mentre con il video devi montare un video, devi fare comunque tutta quanta, no? Invece lì basta, vai diretto, quando fai subito, vai soltanto con la voce, puoi farlo ovunque ti trovi, perché anche lì non vieni ripreso, quindi che ne so, magari sei la sera a letto per dirti, tranquillamente tu puoi entrare in una stanza e parlare con altre persone. Quindi è comodo perché non c'è tutta la parte video che comunque richiede, no? Anche per noi professionisti, una certa cura. Ed è veramente, mi sta piacendo, mi sta piacendo. Poi sto entrando anche in altre stanze che non sono propriamente professionali per vedere quello che si dice, però è bello perché ciascuno, per esempio, c'era una stanza che diceva come migliorare il tuo profilo Instagram, dove c'erano dei professionisti che davano dei consigli, guardavano il tuo profilo Instagram gratuitamente e ti davano dei consigli su come migliorarlo. Catino. Quindi ci sono diverse professionalità che comunque mettono gratuitamente a disposizione in quell'oretta diverse informazioni e puoi crescere, puoi imparare. Senti, ma io mi sa che aspetterò per Android perché non ho proprio voglia di comprarmi un iPhone soltanto per. Tocchiamo questo tasto sull'iPhone perché lo sai No, vero, non che. tocchiamo, non tocchiamo. Senti, tocchiamo invece il tasto del perché sei qui. Nel senso che avevo voglia di farti questa intervista perché tu hai partecipato alla formazione in terapia a seduta singola. Non che ne avessi bisogno in realtà, perché dagli scambi che abbiamo avuto, dalle cose che ti vedo fare, eccetera, sei una professionista invidiabile e da seguire. Però mi incuriosiva proprio il modo in cui hai trovato la declinazione tua personale della TSS, anche perché i terapeuti CBT sono quelli che abbiamo, che vediamo meno. Adesso iniziamo a vederne di più nelle formazioni, ma che vediamo meno. Forse che hanno dei protocolli ben standardizzati, ben protocollizzati, quindi hanno delle idee, questa è la mia idea, hanno delle idee molto chiare su come lavorare, molto impostate in un certo modo, e quindi ma, gli funziona giustamente bene così. Tu però mi dicevi, cosa interessante, tu ti occupi un sacco di roba, a parte insegni in una scuola di specializzazione, ma ti occupi di DSA, di bullismo, bullismo connesso al DSA, di parent training, di lavori, eccetera, eccetera. Però mi hai detto, oltre che dalle divulgazioni ovviamente, però mi hai detto una cosa che mi ha colpito. Innanzitutto hai detto che la TSS la usi, tu hai usato questa frase, la uso tantissimo nel primo colloquio, ovviamente, con le ragazze che mi vengono da Instagram. Questa cosa mi ha lasciato. Aspetta, aspetta, è molto specifica. E allora mi chiedevo se tu mi stai dando un'introduzione tramite un vocale, no? Mi chiedevo se era una generalizzazione o effettivamente c'è un lavoro particolare o delle particolarità che trovi tu nel tuo lavoro attraverso il tuo modo di fare terapia e la TSS proprio con le ragazze, per ragazze, ho detto fascia tra i 25 e i Sì, più o 45. meno sono quelle, anche quindi anche donne un pochino più Che donne più mature, però mature. tendenzialmente sono quelle le persone che mi seguono maggiormente sul canale Instagram e mi sono trovata benissimo con la TSS, ti spiego anche il motivo, perché la maggior parte delle problematiche, senza generalizzare, però possiamo dire una buona percentuale di queste persone che mi contattano, hanno problemi legati all'autostima, problematiche relazionali, problematiche comunicative. Ed effettivamente, grazie alla TSS, io riesco a massimizzare fin da subito i nostri incontri. Quindi partendo già dal primo contatto, è importantissimo perché ricordiamocelo che anche lì, no?
riusciamo a raccogliere delle informazioni che ci consentono già di capire come possiamo andare ad impostare un lavoro insieme. E poi dal primo colloquio io riesco già in un'unica seduta a definire chiaramente qual è il problema, quali sono gli obiettivi del nostro lavoro, quali sono anche farmi un'idea di quali saranno poi le tecniche che dovrò utilizzare insieme a loro per poter lavorare sui nostri obiettivi e soprattutto capire le priorità. Ecco, per me questa è una cosa importantissima, perché se noi già riusciamo a fare questo già nella prima seduta, nel primo colloquio, sicuramente abbiamo già fatto una buona parte del nostro lavoro, perché le persone che si rivolgono a noi fanno fatica a mettere ordine alle loro difficoltà, ai loro problemi, e quando arrivano da noi sono molto confuse, molto disorientate e fanno fatica effettivamente a dare una priorità, una gerarchia alle diverse difficoltà che presentano. Quindi in questo noi già li possiamo aiutare fin dalla prima seduta. Ecco perché integrare la TSS all'interno di un approccio cognitivo-comportamentale io lo super consiglio. Perché non che la terapia cognitivo-comportamentale questo non lo faccia, ma magari ci arriva dopo un po' di incontri. Non è così immediato, Alla nel senso priorizzazione, che intendi? sì, richiede un pochino di più sedute per arrivare alla definizione chiara dell'obiettivo, nel senso che all'inizio, nel primo colloquio, nella terapia cognitivo-comportamentale un pochino più standard, tu vai a raccogliere delle informazioni generali e comunque ti concentri maggiormente se devi fare, per esempio, più un'indagine clinica sulla storia, su come appunto si è sviluppato nel tempo questo tipo di problema, su quali sono anche qui le tentate soluzioni funzionali e disfunzionali, io questo l'ho sempre chiesto. Però ci metti un po' di incontri prima di arrivare direttamente alla definizione dell'obiettivo. Tant'è che, per esempio, nella terapia cognitivo-comportamentale, un'altra cosa che si fa è quella di fare una buona parte di intervento sulla psicoeducazione, quindi su educare la persona che viene da te sul funzionamento della mente, come funzionano i pensieri negativi, come questi ti influenzano poi anche nel problema quotidiano che tu hai costantemente. Quindi c'è una buona quantità di incontri dove tu fai solo quello e non ti concentri invece sulla parte propriamente delle, possiamo dire, strategie pratiche per risolvere immediatamente il problema. Ci si arriva gradualmente. Quindi io credo che se già nel primo colloquio noi riusciamo a definire, come abbiamo detto, obiettivo, le priorità e anche a capire quali sono le risorse la persona ha a disposizione, quindi i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, come lei ha già tentato di risolvere il problema, eccetera, sicuramente ci risparmiamo una buona quantità di lavoro. Ecco perché secondo me è fondamentale integrarli questi approcci, che sono molto in comune. Questo è un sacco interessante, a parte che poi al di fuori dell'Italia ci sono diversi studi che integrano già la TSS con la CBT, però è una cosa interessante, mi ha fatto venire in mente uno studio di Jeff Young, il direttore del Bowlby Center in Australia, che aveva notato che nelle corrispettive delle ASL australiane c'era un forte dropout, un 40% di dropout, proprio legato al fatto che loro da protocollo iniziavano con la somministrazione di tutta una serie di una batteria di test, sostanzialmente, che durava per 3 sedute. E ovviamente si perdevano molte persone perché la persona viene con non necessariamente un'urgenza, ma anche un'urgenza, però un bisogno particolare, e magari anche la prima volta non ha mai approcciato a un servizio di psicoterapia, e quindi il suo primo impatto è con, ok, compila questi questionari, compila questi nodi, dimmi cosa vedi in queste figure, eccetera, e si perde il tipo di. Si perde, c'è un problema proprio a livello di relazione. E tu hai notato per caso se il fatto di introdurre, quindi di iniziare con la TSS, iniziare con, ok, definiamo qual è l'obiettivo, qual è la tua priorità, poi mi interessa anche capire un po' se le guidi tu verso delle priorità o se ti fai guidare da loro. Però, al di là di questo, hai notato dei benefici dal punto di vista proprio della relazione con loro? Tantissimo, perché fin dal primo colloquio vedi proprio quella sintonia, la sintonia nel definire e anche loro sentirsi parte attiva, se vogliamo, dell'intervento, quindi mettersi in gioco e soprattutto mettersi in discussione fin dall'inizio. La cosa bella della qualità della relazione che secondo me cambia è che, come dicevi tu, c'è una differenza da fare, no? Tra
quando la persona viene, magari già il suo motivo della richiesta è fammi una valutazione cognitiva, fammi una valutazione per capire, per esempio nel DSA, no? Nel DSA c'è tutta una procedura diversa, dove noi comunque dobbiamo somministrare una serie di strumenti di test per andare a valutare, a verificare se è presente o meno un disturbo specifico dell'apprendimento. Diverso invece la persona che ti dice guarda, io ho problematiche relazionali con gli altri, io non riesco ad avere una buona autostima, io voglio lavorare su questo, eccetera. Allora tu fin da lì, anche quando ti mette tanti pezzi, devi cercare di mettere ordine. E la relazione, secondo me, è funzionale nel momento in cui tu ti metti al servizio della persona e ti metti insieme a lei facendo delle domande aperte, cercando appunto di capire qual è il suo punto di vista rispetto a queste diverse problematiche, lasciandogli fin dall'inizio, secondo me, la porta aperta. A me quello che mi è piaciuto tanto della terapia a seduta singola è questo ribadire lasciamo la porta aperta, lasciamo la porta aperta. È questo che apre nella relazione. Lasciare la porta aperta non solo per le successive sedute, per affrontare le diverse problematiche, ma una porta aperta che tu già con il tuo atteggiamento, con la tua predisposizione, con le tue domande, assumi di fronte alla persona che hai davanti. Lei lo deve sentire empaticamente che tu lasci quella porta aperta e che già non introduci, per esempio, un giudizio, un etichettamento, perché spesso le persone arrivano già con delle etichette. Io sono così. Io ho questo disturbo, io sono, e già si etichettano abbastanza. Quindi già iniziare a dire, ok, sospendiamo un attimo le etichette per adesso e cerchiamo di capire che significato dai, per esempio, a questo problema, così come lo stai vivendo, eccetera, eccetera. Cercare di capire come già l'hai affrontato, quali sono state le cose che hai già fatto per affrontarlo, che hanno funzionato, che non hanno funzionato, eccetera, eccetera. Orienta. E la persona si sente parte attiva nell'esplorazione del suo problema. Non si sente parte passiva dove sono io, terapeuta, che le dico il tuo problema è questo, allora sicuramente perché è successo questo, è successo quell'altro, partendo con delle interpretazioni dove il paziente è passivo e io invece sono colei che insomma le dà una serie di indicazioni, eccetera. Quindi secondo me la cosa bella nell'integrazione e che si coglie di più non partendo subito con i test, ma partendo subito invece con un approccio un po' come fa la TSS, aiuta tantissimo a costruirla fin dal primo colloquio, fin dal primo incontro che tu fai. Forse ancora possiamo dire dalla prima telefonata, quando già iniziamo ad entrare, ad esplorare, il problema della persona e capire se anche noi siamo le persone giuste, facendo capire che anche noi ci mettiamo in discussione fin dal primo contatto, no? Quindi secondo me questi sono dei punti centrali. Che ne pensi? Sai che li condivido appieno, no? Per me, prima viene la persona. C'era questo capitolo interessante che parlava dei fattori comuni all'interno di un libro e diceva: ci siamo dimenticati un fattore che è la persona, che è il fattore Centralità della principale. persona. E a proposito sempre di questo, di centralità, hai detto anche un'altra cosa in quel vocale. Questo è un vocale di un minuto, peraltro, dove un minuto Spesso ti dice. mando i vocali, possiamo dirlo, quindi Sì. ci sentiamo sempre. Sì, ma è bello che so, un vocale dove in un minuto mi dici, perché io ti ho fatto le proposte dell'intervista, dice guarda, no, per questo no, perché papà, e nei 30 secondi successivi mi hai detto una serie di cose, quelle tu dici, ho fatto fantastico, qua c'è un'intervista e mezzo in realtà da farci su. E una cosa, sempre rispetto a questo che avevi detto, e che connetto a una cosina che abbiamo detto prima, è il fatto che la TSS ti permette anche di poi orientare le strategie. A me questo piace molto perché i protocolli sono utili, però appunto mettiamo al centro la persona, orientiamo le strategie, aggiustiamo anche i protocolli o abbandoniamoli quando necessario per non dimenticarci che di fronte abbiamo Marta, Marco, Mario e tutte persone con la M, però vabbè. Quindi ti volevo chiedere un po' come orienti le strategie, anche connesso a una cosa che hai detto proprio all'inizio, cioè hai detto mi stanno arrivando persone per esempio con problemi di autostima e hai citato altro. Quindi due domande in una: quali tipi di problematiche stai vedendo di più in questo frangente col campione di persone che arrivano da te, e in che modo orienti le strategie utilizzando anche la TSS e ovviamente prima ancora il tuo expertise?
Allora, sicuramente come ti dicevo, la maggior parte sono persone molto sensibili, molto fragili e comunque hanno difficoltà nelle relazioni con gli altri, quindi hanno difficoltà soprattutto nell'accettazione, quindi accettazione di sé, e infatti spesso arrivano con una bassissima autostima e vogliono lavorare per cercare di, per esempio, chi con i colleghi, chi per esempio con il proprio partner, chi invece con familiari molto spesso comunicare in maniera diversa per riuscire a iniziare a farsi sentire. Sono spesso persone che hanno uno stile comunicativo molto passivo, introverse, chiuse, molto inibite proprio a livello sociale, relazionale. Ecco perché a livello strategico io una parte integrante che ho integrato all'interno della mia terapia è anche il training alle abilità sociali assertive e comunicative. Io lavoro tanto e faccio anche tanti video di divulgazione sulla comunicazione efficace, Bellissimi. che per me è, se possiamo dire, forse la base da cui poter partire quando una persona vuole migliorare le proprie qualità relazionali, vuole cercare anche di sviluppare l'assertività, di sentirsi più efficace nella costruzione delle relazioni. Tra l'altro, il training alle abilità sociali e anche alla comunicazione efficace, io lo faccio anche con i genitori nei percorsi di parent training. Perché spesso il problema è comunicativo in famiglia. Quindi una delle strategie principali che utilizzo è tutto questo training. Però prima ancora di fare questo, io dedico una buona parte, come ti dicevo, alla psicoeducazione. Quindi facciamo proprio come vuole la terapia cognitiva comportamentale standard, l'ABC, ovvero identificare quali sono le situazioni attivanti, quali sono i pensieri dannosi che in quel momento stanno comunque interferendo con la qualità di vita della persona e quali sono le emozioni e i comportamenti che ne conseguono poi in base a come loro si sentono. E poi facciamo tutto il lavoro di ristrutturazione cognitiva su questi pensieri negativi per arrivare ad una ristrutturazione più efficace di questi contenuti di pensiero. Una volta fatto questo, poi subito dopo iniziamo con il training legato alle abilità comunicative. Ed effettivamente io noto il cambiamento, noto che queste persone iniziano poi a sperimentarsi nelle relazioni, iniziano a prendere fiducia nelle loro competenze e capacità ed iniziano a vedere i primi miglioramenti. E poi la cosa bella è che io do anche degli esercizi, degli homework, così come prescrive la stessa TSS, alla fine di ogni incontro io prescrivo una serie di attività, di esercizi che loro devono fare durante la settimana. Nel caso in cui, per esempio, prendiamo la comunicazione efficace, do delle schede dove loro si devono allenare, per esempio con l'utilizzo del messaggio io, come praticare l'ascolto attivo, oppure ancora come eliminare all'interno di alcune conversazioni i cosiddetti tu che attaccano l'altro quando parte invece la parte un pochino più provocatoria, aggressiva, di rabbia nei confronti delle altre persone. Ed è bello perché io vedo il cambiamento che avviene esattamente tra una seduta e un'altra nella settimana in cui la persona si trova a fare gli esercizi, in cui si trova anche a riflettere. A volte sono soltanto delle domande di riflessione, cioè delle domande che magari abbiamo già visto nella nostra seduta, ma che io gli do di nuovo a casa, sotto forma proprio di domande aperte, in cui la persona può riflettere tra una seduta e un'altra su quelle domande. Perché spesso quello che capita è che all'interno della seduta magari non gli sono venute in mente tutte le cose per rispondere a quella domanda. E quindi darle come compito settimanale per poterci riflettere su, escono fuori un sacco di altre cose che io poi vado a riprendere all'inizio di ogni altra seduta e diventa un'occasione bellissima di confronto, di condivisione e anche di scoperta di nuovi punti di forza e di risorse della persona. Ecco che lì poi tu puoi far leva su quei punti di forza, su come lei è riuscita non solo a identificare altri aspetti, ma anche come è riuscita a mettere in pratica queste cose, e sui punti di debolezza ci si continua a lavorare insieme. E è bello perché tu vedi il cambiamento, Certo. è questo che veramente dobbiamo comunicare, no? Con i nostri interventi, far capire che è un percorso che produce dei cambiamenti significativi quando ci mettiamo in gioco insieme, sia il terapeuta che la persona che ci chiede aiuto. E nello specifico proprio del parent training, perché mi ha detto che
lì, adesso l'hai accennato e mi hai detto anche quel vocale che è lì che utilizzi tanto la TSS. Dicevi che in particolare T è di aiuto per renderlo più rapido poi tutto il processo del parent training. Mi fai capire un pochino meglio come mi interessa questa cosa, come la utilizzi, come la integri con il lavoro con i genitori? Sì, rende più rapidi gli incontri perché noi dobbiamo pensare che quando c'è un parent training, quindi ci sono due persone, non hai più la singola persona davanti, ma hai la mamma e il papà. Quindi essendo in due, tutti e due portano i loro vissuti, le loro esperienze, le loro fragilità, le loro difficoltà. E quindi nel momento in cui tu non strutturi molto bene l'incontro dall'inizio alla fine, rischi di perderti tra le loro diverse opinioni, interpretazioni delle situazioni problematiche con i figli, eccetera, eccetera. Quindi avere già una strutturazione dell'incontro dall'inizio alla fine, dove tu hai chiaro, è brutto dire una scaletta, ma in realtà un qualcosa che ti orienta a capire come puoi condurli al meglio alla ridefinizione del problema che deve essere ovviamente definito da entrambi come un problema, perché poi quando hai una mamma e un papà, non tutti e due sono sempre concordi nel vedere quel tipo di comportamento del figlio come problematico. Allora, riuscire a trovare un accordo e a definire insieme per tutti e due, che quello è un problema su cui insieme tutti e due in quel momento vogliono andare a lavorare perché è una priorità, è un'urgenza della loro famiglia, beh, questo ci fa risparmiare tantissimo tempo, ma ci permette anche di poterci già orientare ad una serie di strategie e di tecniche che io posso già subito, fin dal primo colloquio, dare ai genitori per potersi sperimentare nella relazione col figlio e per poter vedere fin da subito dei primi cambiamenti. Quindi, dal mio punto di vista, quando io mi sono formata con la TSS, ho iniziato a vedere una rapidità, una velocizzazione, se vogliamo, della mia capacità nel riuscire a cogliere immediatamente i punti centrali su cui lavorare e poi effettivamente integrare fin da subito le strategie. Quindi sì, mi aiuta, soprattutto con i genitori conflittuali. Quelli che ti arrivano in seduta e non sono d'accordo su nulla, quindi già il problema è tra di loro, prima ancora di essere loro con il bambino. Quindi in questo riusciamo a ottenere una maggiore efficacia. Effettivamente il fatto di, se ho capito bene, aiutarti a aiutarli a definire il problema, che poi peraltro noi diciamo, no, definite il problema in termini operativi, cioè non vi Operativi. accontentate di c'ho l'ansia, ho la bassa autostima, sono infelice, ho l'obiettivo, voglio essere più felice, voglio che ci sia armonia, ma definite in maniera operativa, cioè un modo per dirlo è in termini comportamentali, ma forse più specifico in termini osservabili. Questo permette anche effettivamente nel lavoro con le coppie, con i genitori, con le mamme e papà, con le mamme e mamme, papà e papà, perché oggi abbiamo sempre di più anche questo tipo di situazioni, il fatto di poi trovare un accordo. Cioè, mi ricordo questo aneddoto di John Locke, del filosofo John Locke, dove non mi ricordo dove si trova, forse in un'aula dell'università, e c'erano diversi accademici che discutevano tra loro su una cosa, e c'era la left wing e la right wing, e erano in disaccordo fino a che John Locke non chiese scusate, ma state parlando del oggetto X, non mi ricordo cosa fosse. Cosa intendete per X? Cosa intendete per questo oggetto? E quando tutte e due dietro una definizione, videro che davano la stessa definizione in realtà della cosa. Tutto questo per dire che nel momento in cui andiamo poi a definire in termini operativi che cosa significa avere una famiglia più serena, che il nostro figlio si comporti meglio, magari al genitore, nostro figlio si deve comportare meglio, no, non si deve comportare meglio, nostro figlio deve poter vivere bene nel mondo. Okay, ma cosa intendete per uno e per l'altro? E magari poi è la stessa cosa in termini operativi, in termini Esatto. comportamentali. Sì, tra l'altro io mi aiuto molto, amante dei protocolli, penso forse come dicevi giustamente tu, perché l'approccio cognitivo-comportamentale ti dà una serie di protocolli. Io ho anche delle schede dove ai genitori metto davanti i comportamenti del bambino, quindi comportamenti osservabili lievemente negativi, gravemente negativi, perché gli faccio riflettere che spesso loro agiscono così di impulso, a caso, senza avere una linea coerente, educativa sul bambino, e
agiscono allo stesso identico modo, anche a livello punitivo, sia con i comportamenti lievemente negativi che quelli gravemente negativi. Cioè, un conto che tu hai un bambino che picchia gli altri, lancia gli oggetti, fa male a se stesso, oppure per esempio ai genitori, quelli sono comportamenti gravi. Un conto invece che i comportamenti lievemente negativi, come il bambino che si lamenta, il bambino che si oppone e si rifiuta dal fare una richiesta del genitore, il bambino che per esempio, non so, dice le parolacce, quelli sono comportamenti lievemente negativi. E se il genitore risponde allo stesso modo, sia con il lievemente che con il gravemente, ovviamente non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Ecco perché già avere un qualcosa che mi permette di orientarli a conoscere prima di tutto di che cosa stiamo parlando e a portarli su quello che dicevi tu, sul comportamento osservabile, per definire in modo più operativo qual è il problema su cui dobbiamo andare a lavorare, questo ci dà una grandissima marcia per andare ancora più spediti nella risoluzione del problema. Senti, ti faccio un paio, due ultime domande, perché mi viene in mente, ascoltandoti, il fatto che tu sei anche una grandissima divulgatrice, no? E mi viene in mente, ascoltandoti, perché immaginavo magari che alcuni di questi genitori arriveranno da te già conoscendoti, magari già avendo fatto in un certo senso una psicoeducazione attraverso i tuoi Video. video, post, esatto. Proprio in generale, hai per caso notato un qualche tipo di aiuto, di supporto che ti ha dato a entrare nella mentalità della TSS proprio nel fare divulgazione? C'è qualcosa che hai preso da lì e che ti è stato utile o che pensi che sia stato utile per le persone a cui ti rivolgi? Allora, lo sai che non ci ho fatto caso, cioè non ci ho posto una riflessione, se vogliamo, attenta su questo aspetto. Sicuramente, se vogliamo, io già di base, no? Un po' di base ce l'avevo. Ricordi quando ci siamo visti la prima volta e ti ho detto, Flavio, io mi voglio formare in TSS perché sento dentro di me di avere tanti punti in comune con questo tipo di approccio e metodologia. Quindi, in realtà, se, notando anche un po' il mio percorso, sicuramente. E posso dire che fin dall'inizio io ho sempre avuto questa tendenza alla praticità. A me la parte dei training, degli esercizi, delle strategie mi sono sempre piaciute, a livello anche proprio di terapia, oltre che di divulgazione, tant'è che le persone che seguono le formazioni spesso mi ringraziano perché mi dicono grazie per la pratica. Cioè, quando andiamo a fare questi corsi di formazione ci manca la pratica, ci mancano gli strumenti, le strategie, che non sono tutto. Però in parte aiutano, soprattutto pensiamo ai terapeuti alle prime armi, che hanno bisogno all'inizio di sentirsi un po' più sicuri con una serie di protocolli e di strategie già definite e validate dalla ricerca. Posso dire che in parte mi ha permesso forse di focalizzarmi maggiormente sulla brevità. Io all'inizio facevo dei video molto più lunghi, perché a me piace, insomma, la parte della formazione, della psicoeducazione, c'è una cosa che proprio sento mia. E ultimamente, probabilmente nell'ultimo anno, ma non so quanto questo sia dovuto alla formazione che ho fatto in TSS perché non ci ho posto una riflessione attenta, adesso mi sto concentrando più sulla brevità, quindi sto cercando di andare un po' più concentrata anche in quello che spiego, sulle singole strategie, per rendere molto più fluidi questi video e molto più accattivanti anche per la persona che li segue, perché immagino che seguire adesso il nostro tempo si è molto ridotto, sempre di più andiamo avanti, più siamo sempre di fretta, quindi può essere utile avere dei contenuti molto più concentrati, riassunti per punti chiave e comunque ti orientano e ti aiutano. Quindi questo, se vogliamo, potrebbe essere un punto in comune che adesso riflettendo insieme a te mi viene in mente, il velocizzarsi anche nel dare, forse nel cogliere i punti chiave, ecco, con una maggiore focalizzazione. Questo è interessante, non so se è stato la TSS che ti ha aiutato in questo oppure no, però ti dico che io quando devo preparare un workshop o un qualunque evento, io o il mio staff, quando lo prepariamo insieme, una cosa che dico, ok ragazzi, se questo fosse l'unico incontro che avessimo per parlare di questo argomento, che poi spesso effettivamente è così, Sì. quali sono le cose più importanti che dovremmo fare? Quindi qual è l'obiettivo di questo incontro? Anche se poi effettivamente è così, perché se fai il workshop
in X, poi hai quel workshop, non è che non è un corso, è un workshop, quindi hai un incontro, massimo 2 giornate e finisci. Ma metterti in quest'ottica ti permette di dire, ok, ho solo 2 giornate, quali sono le cose fondamentali che devo fare in queste 2 giornate, in modo tale che fuori da quei 2 giorni, le persone abbiano qualcosa di utile da poter spendere. Ok, interessante. Simona, ti faccio l'ultimissima domanda. L'ultimissima domanda, che è la domanda che io faccio un pochino a tutti, sono curioso ovviamente di sapere la tua risposta, ok? La domanda che faccio sempre alla fine delle mie interviste. Allora, immagina di dover dare un suggerimento ai nostri colleghi, no? A un giovane psicologo, ok? Un suggerimento orientato in questo modo, cioè un esercizio, un qualcosa da fare nella vita di tutti i giorni che gli possa essere o le possa essere utile poi per la sua carriera professionale. Tu cuori in generale, scegli tu qualunque aspetto della carriera. Qual è una cosa che tu diresti a questo collega, a questa collega, guarda, fai questo nella tua vita di tutti i giorni perché ti sarà di aiuto poi per la tua professione. Allora, la prima parola chiave che mi viene in mente è sperimentati e non preoccuparti di fare errori. Cioè, spesso partiamo dal presupposto di voler essere perfetti, di voler fare tutto subito bene e anzi ci colpevolizziamo, no? In quanto persone, oltre che terapeuti e come tutti, penso, degli errori iniziali che si fanno affrontando un po' questa nostra professione. Eppure devo dire che così come noi lo insegniamo alle persone che abbiamo davanti, che dagli errori possiamo trarre la più grande fonte di insegnamento, di apprendimento per la nostra vita, anche noi dovremmo assumere questo atteggiamento. Io mi sono fin da sempre approcciata all'errore con un atteggiamento di sfida, cioè ok, sbaglio, imparo qualcosa, allora lo devo fare meglio, e allora lo devo fare meglio, allora devo farlo meglio. Questo mi ha portato a non smettere mai di formarmi, di anche rimanere sempre curiosa nei confronti anche di altri approcci, eccetera. Quindi, diciamo, annullare la flessibilità, ridurla quando possibile e cercare invece di diventare, cioè non volevo dire, cercare di ridurre quella sorta di rigidità e andare ad essere più flessibili, quindi avere un approccio molto più flessibile rispetto alle cose che noi impariamo ogni giorno. E poi un'altra cosa, a me piace citare Daniela Lucangeli, che è stata una mia grandissima professoressa all'Università di Padova, dove mi sono formata con un master in psicopatologia dell'apprendimento, dove lei a proposito dell'errore dice questo: l'errore è il più grande informatore del tuo bisogno di apprendimento. Ed è bellissima questa citazione, me la porto sempre nel cuore, e che mi dà quella spinta, quella grinta, quell'energia per affrontare anche i momenti più difficili in terapia come un momento di crescita e di arricchimento personale. E quindi questo è un po' il messaggio che voglio lasciare ai miei colleghi, dandogli anche quella sorta di mia testimonianza, e anche attraverso gli errori puoi diventare un grandissimo terapeuta. Fantastico. Simo, grazie di cuore per questa chiacchierata. Noi abbiamo un pranzo in sospeso che presto dobbiamo fare, anche è ridicolo, abbiamo gli studi praticamente quasi da vicini, dirimpettai, esatto, quindi dobbiamo farlo. Grazie mille, grazie per il tuo lavoro. C'è un libro in preparazione, un nuovo libro, qualcosa? un nuovo libro in preparazione, in particolare posso già dirlo, spoilerarlo, sulla comunicazione efficace, che come ti dicevo anche all'interno di questa intervista, secondo me va approfondito sotto diversi punti e aspetti, e quindi sono orgogliosa di questo lavoro che vedremo adesso quando a breve vedrà la luce. Quindi sì, c'è un approfondimento su questo. Quello precedente Grazie con Ilaria è andato benissimo, quindi questo non a te. possiamo Sì, già il aspettarcelo. futuro nelle tue mani è andato strabene, quindi speriamo che anche questo, insomma, abbia gli stessi risultati, anche di più. Mi piace guardare in alto. Brava. Grazie mille, Simo, davvero. Grazie a te Flavio, veramente. Sai la stima che ho nei tuoi confronti, sei un professionista straordinario e sono veramente felice anche di aver fatto questa formazione con te sulla TSS, che consiglio a tutti quanti i colleghi. Grazie, troppo buona. Ciao, cara. Ciao.